Informarsi sul coronavirus è importante. La Regione Puglia ha attivato un numero verde gratuito e un sito internet dedicato. Su regione.puglia.it/coronavirus ci sono notizie, aggiornamenti, numeri utili, comportamenti da seguire. Se sei transitato dalle zone focolaio, sul sito troverai il modulo di autosegnalazione da compilare e inviare agli indirizzi indicati. Chiamando l'800 713931 potrai chiedere quali sono i sintomi, come comportarsi, a chi rivolgersi. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Semplici operazioni, ma fondamentali per noi, le nostre famiglie, gli amici, i colleghi di lavoro. Informarsi e sapere cosa fare è un vantaggio per tutti. Se vogliamo davvero ringraziare i nostri eroi, quelli che rischiano la loro vita perché la nostra non si fermi, che corrono contro il tempo e spesso riescono anche a vincere. C'è solo una cosa che dobbiamo fare. Restare a casa. Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Emergenza coronavirus, salgono a 3 i decessi in città. Misure economiche e solidarietà per i più deboli tra reddito di dignità, contributi sugli affitti e raccolta alimentare. Messe pasquali in diretta, domani alle 10 su Radio 00 la Messa delle Palme. Il Bitonto resta a casa e si prepara ad una eventuale ripresa del campionato. Buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con il doppio zero notizie. Lo abbiamo sentito dai titoli. Apriamo il nostro notiziario con gli aggiornamenti riguardanti il coronavirus. In città si è registrato il terzo decesso e c'è ancora chi proprio non vuole saperne di rispettare le regole imposte dal governo. La curva dei contagi da Covid-19 rallenta in Puglia e anche a Bitonto i numeri restano stabili. Dall'inizio dell'emergenza, secondo quanto comunicato dal sindaco, in città sono stati accertati 22 casi di coronavirus, per buona parte ora usciti dalla quarantena. Attualmente ancora positive risulterebbero 6 persone sotto osservazione dell'ASL e 2 ricoverate in ospedale. Altre 2 sono state invece dimesse e sono guarite totalmente. Bitonto però ha dovuto piangere anche 3 vittime. Dopo il decesso dell'anziano signore di Palombaio, nei giorni scorsi sono venuti a mancare anche un 82enne e un 79enne bitontini. Il primo è stato stroncato dal virus in appena 24 ore, mentre per il secondo a nulla sono valse le cure prestate dal Policlinico di Bari. Nonostante la gravità della situazione, però, in molti continuano a sottovalutare i rischi del contagio e a non limitare le uscite. Alcuni concittadini, infatti, proprio non riescono a rinunciare alle passeggiate e qualcuno addirittura ha festeggiato in casa con amici e parenti, compleanni e ricorrenze varie. L'augurio è che le prossime festività di Pasqua non invoglino i bitontini a trasgredire ancora le regole imposte dal governo. Le prossime ore saranno infatti decisive per scongiurare picchi in Puglia e non portare al collasso gli ospedali del territorio che ad oggi contano 771 ricoverati su 2.182 casi totali. La provincia più colpita risulta essere ancora quella di Bari con 741 positivi. E sempre in prima linea, al fianco dei pazienti, ci sono i medici. Hanno pensato a loro i referenti dell'organizzazione Oliveti Terra di Bari, che nei giorni scorsi hanno donato 10 ventilatori polmonari, tute e mascherine al pronto soccorso del Policlinico di Bari.
Gli olivicoltori pugliesi della Oliveti Terra di Bari sono scesi in campo al fianco di medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno lottano contro il coronavirus nelle strutture pugliesi. Per questo hanno portato al Policlinico di Bari, uno dei centri Covid della provincia, 10 respiratori polmonari, 100 maschere facciali per ventilazione e 200 tute di protezione a disposizione del pronto soccorso. Hanno dato un grande segno. Un segno di speranza e solidarietà che quasi fa dell'ulivo il simbolo di tutto questo e soprattutto della nostra terra come terra di pace e di solidarietà. La consegna è stata fatta da Gennaro Sicolo, presidente di Oliveti Terra di Bari, a nome di tutte le cooperative olivicole di Bitonto, Terlizzi, Molfetta, Ruvo di Puglia, Corato, Minervino e Toritto, soci di Italia Olivicola, dei responsabili del centro di imbottigliamento e stoccaggio Finoliva Global Service e di CIA Agricoltori Italiani Puglia. Noi come mondo olivicolo abbiamo fatto questo piccolo dono ai nostri concittadini e alle nostre strutture ospedaliere. Abbiamo fornito 10 ventilatori polmonari, 100 mascherine professionali, 200 tute. È il minimo che potevamo fare per aiutare gli operatori sanitari e le forze dell'ordine che stanno facendo un lavoro enorme. Il mondo agricolo non si è mai sottratto alle difficoltà della nazione. In questo momento quello che possiamo fare è sostenere con piccoli gesti un dramma che stiamo vivendo a livello nazionale e internazionale. E si preparano anche gli aiuti regionali tra reddito di dignità e contributi sugli affitti. Si affronta l'emergenza e si aiutano i cittadini in difficoltà con provvedimenti che si affiancano alle decisioni del governo nazionale. I cittadini pugliesi, in particolare chi versa in situazioni di difficoltà, hanno bisogno di tutto il supporto possibile in questo momento di emergenza. Per questo la Regione Puglia ha varato alcune misure economiche che integreranno i provvedimenti già attuati dal governo nazionale. Tra queste, il rifinanziamento di quello che, da sempre, è uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazione regionale targata Emiliano, il reddito di dignità, a cui sono stati destinati 36 milioni di euro, estendendo la platea degli attuali beneficiari agli esclusi del reddito di cittadinanza, in modo da aiutare il numero più alto possibile di famiglie. Provvedimento che si aggiunge ad altri annunciati dal governatore Emiliano. Ai sindaci sono state destinate somme importantissime dalla Regione Puglia. Ieri abbiamo fatto uno stanziamento speciale di 11 milioni e mezzo di euro che serviranno ai sindaci per migliorare la qualità della loro assistenza, soprattutto a coloro che sono in situazione di necessità economica. Abbiamo sbloccato tutti i contributi alloggiativi, cioè i contributi sugli affitti, che finanziati con credo quasi 30 milioni di euro, e soprattutto abbiamo rifinanziato completamente il reddito di dignità. Il governo nazionale ha inoltre anticipato 4,3 miliardi di euro del fondo di solidarietà per i comuni, a cui si aggiungono i circa 400 milioni di euro per la solidarietà alimentare, previsti dal Dipartimento della Protezione Civile e destinati sempre agli enti locali. Circa 480 mila euro saranno destinati a Bitonto. È attiva dallo scorso 26 gennaio, infine, la piattaforma regionale per fare richiesta di cassa integrazione in deroga. Ed è partita la macchina della solidarietà anche al Banco Opera Carità. Il direttore Marco Tribuzio, grazie a un video selfie, ci ha portato all'interno della struttura per farci capire come avviene stoccaggio e distribuzione della spesa. Qui al Banco delle Opere di Carità procede tutta l'attività che riguarda gli aiuti alimentari in coordinamento con il Comune di Bitonto, quindi oltre alle attività che facciamo generalmente su tutta la provincia di Bari, la BAT, abbiamo aggiunto un po' questo impegno specifico con il Comune di Bitonto e con tutta la comunità che si è impegnata notevolmente per portare gli aiuti, insomma, alle famiglie che in questo momento sono in una condizione di bisogno. Ti farò vedere qual è la situazione qui e cercherò di raccontartela e vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Presso il banco proseguono tutte le attività che coinvolgono parrocchie, associazioni, centri Caritas. Come vedete adesso proseguono i carichi, questa è la parrocchia di Santa Caterina per esempio, che procede con la distribuzione a tutte le famiglie che segue.
mentre dall'altra parte del magazzino stocchiamo tutte le donazioni. I volontari qui catalogano i prodotti che arrivano e tutti questi prodotti giornalmente vengono inseriti in buste che la rete ROD, la rete Caritas, la rete che coinvolge anche ANSPI, Croce Rossa, Unitalsi, ogni giornata consegna a 40-50 famiglie. Ad oggi sono state consegnate già 80 buste, quindi con la giornata di oggi sono buste abbastanza consistenti. Queste sono tutte le buste che partiranno oggi pomeriggio. A questi prodotti che sono secchi si unisce anche il fresco che giornalmente viene donato da macellerie, caseifici, piuttosto che da aziende che producono surgelati, e in giornata tutto viene consegnato in modo che ne venga garantita la freschezza. Come vedete, in questo momento procedono tutte le operazioni e ogni giorno quindi riusciamo a confezionare 40-50 pacchi. Per la 13ª giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, la cooperativa Solidarietà lancia le iniziative di Aprile in Blu in rete con il Comune. Il loro messaggio di speranza è: stringiti più forte a me, camminiamo insieme. Per la 13ª giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, la cooperativa Solidarietà, che opera su Bitonto, le sue frazioni non solo, ha promosso l'iniziativa Aprile in Blu. Le educatrici dell'assistenza specialistica Bitonto Pallo del Colle, in rete con il Comune per l'appunto di Bitonto, l'assessore al welfare Gaetano De Palma, alle pari opportunità Marianna Legista, alla pubblica istruzione Marina Salierno, con l'associazione Anatroccolo Onlus, l'Unitalsi, la rete organizzazioni disabilità e il maestro Carmelo Bacco, lanciano un messaggio di speranza: stringiti forte a me, camminiamo insieme. La foto dei loro sorrisi e del loro messaggio è stata diffusa sul web mediante la pagina Facebook Aprile in Blu. Ma il loro forte abbraccio arriva mediante anche altre iniziative che sono state promosse in occasione della 13ª giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Infatti, le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Bitonto, del territorio su cui opera la cooperativa Solidarietà, hanno aderito al contest che ha puntato a ricreare l'idea dell'abbraccio attraverso un disegno o qualsiasi altra forma creativa. È un bellissimo gesto di accoglienza e di vicinanza che si unisce anche alla challenge lanciata dalla cooperativa: scattarsi una foto a mezzo busto mentre si abbraccia la metà di un cuore blu disegnato. Per ricevere informazioni a riguardo basta collegarsi sulla pagina Facebook Aprile in Blu. La presidente della cooperativa Solidarietà, Antonella Robortaccio, ci ha raccontato come sin dalla chiusura dei loro servizi hanno incominciato ad operare un sostegno alle famiglie e ai minori, non solo autistici, mediante l'ascolto e l'invio di materiali come video di supporto o giochi, in continuità con il lavoro iniziato in sede e in rete con le insegnanti di sostegno delle scuole. Ha dichiarato inoltre che al termine di questo periodo d'emergenza per la pandemia del coronavirus, come cooperativa sono pronti ad attivare il modulo centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo, già accreditato dalla Regione Puglia, coinvolgendo la neuropsichiatria infantile, a sostegno delle famiglie e dei minori. Belli sono stati gli riscontri avuti dalle educatrici in prima linea, soprattutto in questo periodo con i bambini autistici. Tra i vari messaggi che riceviamo ogni giorno, uno in particolar modo ha destato la nostra sensibilità. Una madre impegnata in prima linea nella lotta al Covid-19 in ospedale ha espresso un pensiero nei confronti di una nostra collega che supporta il figlio a distanza in questo periodo di pandemia. La madre del minore scrive: «Siamo tutti importanti ed io non finirò mai di ringraziarvi per quello che state facendo per mio figlio. Non lo state lasciando solo». E grande è il cuore blu della nostra amica Simona, che spezza il silenzio con la sua voce adamantina, accogliendo e ricambiando gli abbracci ricevuti come quelli di cui abbiamo parlato con Aprile in Blu. E cambiamo decisamente argomento, perché lo stop generale del governo a causa dell'emergenza coronavirus ha sospeso anche le attività religiose e le processioni, particolarmente sentite, specie in questo periodo pasquale.
Per questo Radio Doppio Zero vi accompagnerà a partire da domani con dirette a porte chiuse delle celebrazioni eucaristiche. Questa Quaresima è per noi il tempo di riscoprire che preghiera non è solo messa, ma che proprio perché la celebrazione eucaristica sia feconda è necessario nutrirsi della lettura e della meditazione della Sacra Scrittura. Il coronavirus e la pandemia mondiale non ha lasciato fuori nemmeno chiese e parrocchie, soprattutto in questo periodo pasquale particolarmente sentito con l'incontro con Cristo e il suo percorso dalla morte fino alla resurrezione, non verranno portate le sacre immagini in processione. I luoghi di preghiera restano chiusi, ma Radio Doppio Zero continuerà però a mostrarvi le messe a porte chiuse dalla Cattedrale di Bitonto. Lo faremo a partire da domenica 5 aprile con la Messa delle Palme alle 10 e poi ancora giovedì santo 9 aprile dalle 18:30, venerdì santo 10 aprile dalle ore 16:30, sabato santo 11 aprile alle 21:30 e domenica di Pasqua 12 aprile alle 10:30. Questa Quaresima proietta una luce inedita anche sui 40 giorni e le 40 notti trascorsi da Gesù nel deserto. E può insegnarci ad attraversare il difficile deserto di questi giorni, perché con Gesù capofila sappiamo superare ogni tentazione di scoraggiamento e camminare verso la luce pasquale. Anche il Vescovo, infine, raccomanda di restare a casa. Raccomando di rispettare pienamente le disposizioni governative. Ognuno scopra rivoli di carità sempre nuovi. È atto di carità essere obbedienti alle disposizioni, rimanendo a casa. È un atto di carità verso i più deboli e più esposti. E dopo una lunga malattia si è spento ad 87 anni l'artista Matteo Masiello. Numerose nazioni hanno ospitato le sue opere. Le tele di Matteo Masiello erano mondi pieni di tutto, dove ritrovavi l'inquietudine dell'uomo moderno ed un silenzio pieno di sogni perduti. Certo, dopo l'eco impressionista degli esordi, la sua arte si era fatta filosofica, nel senso che veniva partorita da una poetica ben delineata, talché ogni pennellata nasceva da una meditazione pensosa e dolente, ma chiara, sull'esistere. Era Logos che si faceva immagine e storia. La metamorfosi dell'uomo era passaggio da uno stato all'altro, come se la vita ogni poco avesse bisogno di una morte per rinnovarsi. E poi il tempo, che regnava sovrano in quelle opere di respiro profondo e insieme intellettuale, segnava tutto quel che sfiorava, quasi trasfigurandolo. Le figure che le popolavano, infatti, sembravano immoti in un dialogo impossibile e insondabile, referto indiscutibile di una incomunicabilità tutta novecentesca. Ma in questa incertezza del racconto, il dato inattaccabile, sicuro, preciso, era il colore. Il nitore di cromie esatte non lasciava spazio a sfumatura alcuna. Masiello era pittore kafkiano, in grado di sublimare la realtà in un sopramondo sospeso e magico, che lo mitridatava dalla minaccia del male dei giorni, custodendo intatto, però, il mistero imperscrutabile del nostro transito fugace qua giù. Nato nel 1933 a Palo del Colle, è stato bitontino vero, autodidatta della tavolozza, da operaio a dirigente generale ministeriale, tutto e provò. Prima esposizione nel 1970 a Roma. 8 anni dopo lo presenta a Palermo nell'Opponente. Nel curriculum numerosi riconoscimenti, tra cui il premio internazionale Meneghino La Madonnina nel 1984. È invitato all'undicesima quadriennale d'arte di Roma e a manifestazioni artistiche in molte città italiane. In gioiella di sue illustrazioni, libri, riviste e giornali. Non c'è paese estero che non abbia ospitato le sue mostre. Russia, Romania, Stati Uniti, Svizzera, Belgio, Israele. E trattasi d'elenco approssimato per difetto. Lucia Anelli in lui scorgeva la capacità di abbinare la visione onirica e turbinosa del mondo ad una satira tagliente ad una vasta e profonda cultura. Era, secondo Nicola Pice, un maestro fantasioso di mondi invisibili che conducevano fuori dall'angoscia dell'esistere. Pittore di sogni e misteri, uno degli artisti più insigni e originali della nostra terra, ha scritto Giovanni Procacci. Marino Pagano lo ha definito campione del realismo magico e profondo conoscitore dell'evoluzione di scuole e stili. Alto, austero, rigoroso, anche ironico,
qualche anno fa decise di donare gran parte della sua produzione al comune di Bitonto, da sistemare nel primo anello del torrione angioino. Quel che era un amorevole omaggio fu scambiato per una sorta di indebita usurpazione. Le opere furono messe bruscamente alla porta in nome di più nobili intenti. Le accolse la città di Trani, che all'inclito autore bitontino dedicò un'intera sala del municipio. Umane mestizie, dalle quali il grande Masiello, da qualche giorno, è stato svincolato per sempre. Sit tibi terra levis, caro Matteo. La Rimbam Band si cala nei panni di Super Mario in un video musicale ispirato nell'animazione grafica al celebre videogioco dell'85 Super Mario Bros. Rimbam Band, gruppo teatrale musicale pugliese, lancia un video musicale ispirato nell'animazione grafica al celebre videogioco dell'85 Super Mario Bros. Il video si intitola Super Rimbam Bros vs Covid-19 e raffigura i 5 artisti Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Vittorio Bruno e Francesco Pagliarulo come personaggi pixelati del videogioco, proprio come l'idraulico italiano Mario, mascotte della Nintendo, con la missione di sconfiggere il virus. Nei vari livelli, che corrispondono a 35 giorni di quarantena, devono lavarsi le mani, indossare mascherine e guanti e dotarsi di disinfettante. Nel tragitto, in cui devono evitare il virus che fluttua nell'aria, incontrano anche Angela Merkel. Poi restano in casa. Qui, alle 18, cantano Fratelli d'Italia sui balconi, ma al 35° giorno escono perché l'epidemia non c'è più. You win, dice il titolo in conclusione, mentre la Rimbam Band segue la colonna sonora durante lo svolgimento del videogioco, realizzato con l'aiuto del videografico putignanese Vincenzo Recchia, direttore creativo di Imut Studio. Abbiamo girato l'Italia e il viaggio di Radio Doppio Zero continua e prosegue con la storia di Marco, che abita a Montevarchi, in Toscana. Ha vissuto in prima persona l'emergenza sanitaria da coronavirus, diviso tra figlia e madre. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato. Preoccupazioni doppie, da un lato quella per sua figlia, dall'altro quello per la madre. È la storia di Marco, nostro concittadino, che vive in Toscana. Di mia figlia, che è dovuta rimanere in isolamento a causa di un contatto con una maestra che purtroppo 2 giorni fa è venuta a mancare. L'isolamento è terminato, non ci sono state manifestazioni di alcun tipo. Insomma, tutto si è risolto per il meglio, questo ci lascia ben sperare per il futuro. Ma la situazione riguarda anche la mamma, che da un po' di anni si è trasferita e vive a Brescia, zona focolaio, barricata in casa a causa dell'emergenza e lontano dagli aiuti di cui ha bisogno. Un'altra situazione che mi tiene un po' col fiato in sospeso è su a Brescia, dove c'ho mia mamma che è chiusa in casa da un bel pezzo, e mi auguro anche lì che la situazione davvero si evolva per il meglio. L'amministrazione bresciana si sta muovendo veramente molto bene, ho avuto addirittura la possibilità di contattare o di essere contattato addirittura dall'assessore a riguardo di appunto delle iniziative per quanto riguarda la spesa portata a casa, dato che chiaramente mamma non ha possibilità di muoversi, ma non che non abbia la possibilità, ovviamente mantiene l'impegno che ci stiamo assumendo tutti di restare in casa. E passiamo adesso allo sport. Il Bitonto resta a casa e si prepara ad una eventuale ripresa del campionato. Abbiamo ascoltato il difensore Paolo Lomasto, che ci ha spiegato come il gruppo neroverde sta trascorrendo questi giorni lontani dal rettangolo verde di gioco. L'emergenza coronavirus ha fermato anche le attività agonistiche sportive e tutti i campionati. La sospensione dello sport è stata prorogata almeno fino al prossimo 13 aprile, come annunciato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I giocatori del Bitonto stanno trascorrendo la loro quarantena con le proprie famiglie e ciascun tesserato è tornato nelle proprie città di origine. Tra questi il difensore Paolo Lomasto, rientrato a Napoli, e che ci spiega come si mantengono i contatti tenendo vivo il clima dello spogliatoio e lo spirito di gruppo. E non solo, perché seppur individuali proseguono gli allenamenti, molto limitati, per farsi trovare pronti per un'eventuale ripresa del campionato. A seguirli, a distanza, il preparatore atletico, il professor Paolo Rizzo, che ogni settimana propone un programma ed esercizi già noti ai suoi ragazzi con un costante confronto video. E con i compagni ci sentiamo sempre su WhatsApp, abbiamo 2 gruppi, uno solo i giocatori e un altro con tutto lo staff. E c'è il grande preparatore Paolo Rizzo che ci manda ogni 2-3 giorni il programma da seguire.
Oggi decifrare il futuro del calcio non è possibile. Il sogno è quello di tornare in campo, come ci illustra il roccioso centrale partenopeo. Riprendere, secondo me, non è facile. Sarebbe bellissimo perché comunque il calcio dà tantissimo alle persone, sia per svago, ai bambini che comunque rientrerebbero a scuola, parlerebbero di calcio, dei loro giocatori preferiti. Quindi in Italia soprattutto il calcio è lo sport più seguito. Quindi darebbe anche speranza a tante persone. Ad oggi, secondo me, non è facile, perché comunque dietro a una partita muovi tante persone, arbitri, tantissime persone che comunque la domenica e il sabato si devono spostare. Secondo me non sarebbe una cosa facile ad oggi. Poi speriamo che passa tutto in fretta per riprendere la vita normale di prima, alle 2:30 o alle 15 scendere in campo e vincere. Assolutamente, ma giocare d'estate può essere un'opzione secondo te? Secondo me sarebbe una cosa bella, soprattutto non alle 15 o alle 16, sarebbe una cosa bella di sera, 7:30, 8, 8:30. E oggi inauguriamo una nuova rubrica, Cammino Nero Verde, uno spazio per rivivere le emozioni della stagione del Bitonto capolista del girone H di Serie D attraverso il racconto di quanto accaduto fino al momento della sospensione. Ecco la prima puntata, dall'avvio esaltante alla delusione delle sconfitte. È il principio di settembre. Ci si attende ancora caldo e afa, ma nella Val Sinni, a Francavilla, nel cuore della Basilicata a pochi passi dalla Calabria, c'è un nubifragio, il classico acquazzone estivo, a bagnare le sorti del Bitonto nel girone H di Serie D. Parte dalla Lucania, dunque, il cammino dei Neroverdi, che sin dai primi passi mossi a luglio tra il raduno di Bitonto e il ritiro marchigiano di Camerino, si presentano con la voglia matta di fare grandi cose e, perché no, magari migliorare il quarto posto in classifica della scorsa stagione. Alla tolda del comando c'è Roberto Taurino, una vita da arcigno difensore, oggi allenatore giovane e in cerca di gloria. Una scommessa per tanti, non per il presidente Francesco Rossiello. Il Bitonto parte a razzo e, nonostante la pioggia battente, archivia la pratica Francavilla in poco più di un quarto d'ora. La zampata di Terrevoli, la botta da fuori di Biasone, l'incornata di Bomber Kiko Paterno. I neroverdi hanno un impatto devastante sul campionato e subito suonano il proprio squillo. Inevitabile quando sai che le tue rivali principali si chiamano Foggia, Taranto, Audace Cerignola e Casarano. Più che una Serie D, a detta di tutti, è una vecchia C2 o anche una quasi Serie C. Nella ripresa accorce il Francavilla. Figliola chiude la porta a doppia mandata e il 3-1 finale è sinonimo di una squadra già sul pezzo, che mette alle spalle subito l'eliminazione in Coppa Italia di una settimana prima contro la Fidelisandria e l'abbandono di Loiodice, che preferisce Cerignola al progetto bitontino. La prima in casa è nel segno della contestazione. I tifosi neroverdi espongono uno striscione contro l'amministrazione comunale perché al Città degli Ulivi staziona in maniera desolante una curva da 644 posti, nuova casa degli ultras, ma che non trova la sua realizzazione per i ritardi burocratici e le incomprensioni tra chi l'ha acquistata, la società Bitonto Calcio, e chi governa la città. Sul campo invece il Bitonto non sbaglia il colpo. I Campander Gladiator, squadra tosta, Orbutiche e Arcigna, vengono battuti per 2-0. Apre le marcature nel primo tempo il solito Kiko Paterno sul calcio di rigore. Chiude la contesa in pieno recupero nel finale Turu Biasone. Il Bitonto va, fa 2-2, anche se qualcuno dagli spalti mugugna per non aver chiuso prima la partita. Mugugni che diventano più fragorosi all'indomani del derby di Fasano. Non è mai una partita banale quella contro i biancazzurri, ma il Vito Curlo di Fasano, stadio intitolato ad una giovane promessa del calcio fasanese, prematuramente scomparso a soli 20 anni a causa di un tragico incidente stradale, il Bitonto fallisce la lunga in vetta alla classifica nella sfida che oppone due delle tre capiliste a punteggio pieno. Partita ruvida, maschia anziché no. Il Bitonto cede per 1-0, recrimina per le scelte arbitrali, gol nato da punizione a due in area molto dubbia, due contatti sospetti sul lattanzio nell'area di rigore dei padroni di casa e medita sui motivi di uno stop inatteso. Mugugni, abbiamo detto in precedenza, che diventano contestazioni più aspre dopo l'inopinata inattesa sconfitta casalinga contro il modesto Agropoli, squadra giovane che passa in vantaggio dopo 2 minuti e riesce a portare in Campania una vittoria che manda in crisi il Bitonto.
Vani gli assalti nei Roverni. Tra gol annullati ed errori arriva la seconda sconfitta consecutiva e i primi dubbi della piazza. Ma davvero questo Bitonto è pronto per lottare per un campionato di vertice? Ma si sa, mai dare per morto un leone appena ferito. E quello nero-verde saprà rialzarsi e molto presto. E cogliamo l'occasione per darvi anche una buona notizia. Torna domani pomeriggio l'appuntamento in diretta alle 18 col Ruggito Neroverde, l'approfondimento sul Bitonto Calcio nella sua versione Home Edition, una versione rinnovata da casa per descrivere coi protagonisti neroverdi queste settimane senza calcio. Sintonizzatevi quindi su Radio Doppio Zero e sulla pagina Facebook del Bitonto Calcio. E ora un ultimo servizio. Danilo Cappiello, con un racconto, ci ha portato a riflettere su quanto il coronavirus ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere. Mi manca l'alba che soffia sui campanili, scosta le coperte e con un tiepido sole sussurra buongiorno alla città. Mi manca l'odore del caffè. Tu che mi guardi bello in fretta e mi auguri buon lavoro sulle scale, mentre maledico l'ascensore che è sempre occupato. Mi manca il traffico al passaggio a livello chiuso da 20 minuti. L'orchestra di Clarkson on the Road e quella live delle imprecazioni nel teatro della stazione. Mi mancano i bambini, i loro zainetti pieni di Barbie e supereroi, mentre salutano i genitori all'entrata all'asilo che si farebbero piccoli piccoli quanto quelle sagome pur di starci in quegli zainetti e non lasciarli soli mai. Mi mancano i nonni che portano i nipoti in villa, quelli che li tessono di rughe e sorrisi i ricordi più belli da indossare o quelli che gli raccontano la vita sulle panchine di Piazza Santi Medici. Mi manca il caos all'ora di punta. Gli alberi di Piazza Moro che respirano quiete ed i rami di Piazza Marconi che confessano tristezza e malinconia al primo pomeriggio. Mi manca il cuore del sorriso dei commercianti, quello che pulsa dai portici fino a Via Repubblica e poi si estende a tutta la città. Mi mancano i ragazzi che a sera vestono di libertà, vita ed eterna giovinezza i vicoli e le strade del centro storico, sotto lo sguardo maestoso e barocco della cattedrale e sotto quello quattrocentesco del Torrione Angioino. Mi mancano i loro futuri eterni amori adolescenziali. Mi manca il pallaborsellino nei sabati di futsal o il Città degli Olivi la domenica quando gioca il Bitonto. Mi mancano le maglie nero-verdi, l'abbraccio, l'urlo gol ed il commento a sera di rientro verso casa con la vista della città che si estende lungo la discesa di Via Megra. Mi mancano l'arte, il teatro, le strade, le processioni, i rumori. Mi manca tutto questo, Bitonto e le sue bellezze. Mi manca la sua mano, che è il più rude degli schiaffi e la più dolce delle carezze. Una preoccupazione a tarda sera, ad un sospiro dalla nottata, che diventa speranza e preghiera nell'abbraccio della sua Vergine Immacolata. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi salutiamo e augurandovi un buon fine settimana e buone palme, vi invitiamo a rimanere a casa e ad evitare di incontrare i parenti in queste domeniche di festa. È importante fare ancora qualche piccolo sacrificio per tutelare la nostra salute e quelle delle persone a cui vogliamo bene. Domani a partire dalle 10 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la diretta della Santa Messa delle Palme dalla Cattedrale di Bitonto. Radio Doppio Zero vi augura ancora una buona serata, proponendovi la rubrica Chaise Annette a cura di Anna Veriello, che ha preparato degli ottimi biscotti al cocco. Un buon suggerimento per passare una dolce domenica. Buona serata. Buongiorno da Chaise Annette. Oggi faremo dei biscotti al cocco. Abbiamo bisogno di 300 g di farina, 100 g di cocco grattugiato, 100 g di zucchero a velo in cui ho messo 8 g di lievito pan degli angeli, quindi una mezza bustina, 2 uova, scorza grattugiata di limone, 70 g di olio e 30 di limoncello. Io ho messo tutto insieme in modo tale da avere i liquidi nello stesso contenitore. Poi abbiamo bisogno di una leccarda da forno rivestita con carta forno e le formine che più vi piacciono. Io oggi ho scelto formina di fiore e cuore. Nella ciotola abbiamo messo la farina, il cocco grattugiato, lo zucchero a velo con il lievito, l'olio e il limoncello. Abbiamo mescolato ed infine abbiamo aggiunto le uova. Quindi stiamo continuando a mescolare in tutto e poi passeremo
a mettere il composto sulla spianatoia e ad aiutarci con le mani per formare la nostra palla. Il composto è sulla spianatoia, con l'aiuto della farina impastiamo ancora un po', giusto per non avere un panetto appiccicoso. Leggermente, che è già bello pronto. Voilà, il panetto è pronto. Ora col nostro mattarello lo stendiamo all'altezza di 2 cm e poi ritaglieremo i nostri biscottini. Con le nostre belle formine iniziamo a coppare la nostra frolla. Facciamo dapprima i fiorellini. Prendiamo i nostri bei biscottini profumati e li adagiamo sulla teglia. La nostra prima teglia da infornare è pronta. Con l'impasto avanzato lo reimpastiamo leggermente, giusto per riformare la palla, ci aiutiamo con della farina, stendiamo e ci ritagliamo gli altri biscotti. Lo faremo finché il nostro composto sarà esaurito. Ora andiamo i nostri fiorellini in forno. Sforniamo i nostri biscotti, li abbiamo messi a forno ventilato, 160 gradi, per quasi 15 minuti. Li tiriamo fuori, li facciamo raffreddare e passiamo alla seconda infornata. I nostri biscotti al cocco sono pronti, potete spolverizzarli di zucchero al velo o passarli nel cioccolato fondente. Io preferisco sempre degustarli così, al naturale. Chez Annette! Se vogliamo davvero ringraziare i nostri eroi, quelli che rischiano la loro vita perché la nostra non si fermi, che corrono contro il tempo e spesso riescono anche a vincere, c'è solo una cosa che dobbiamo fare: restare a casa. Informarsi sul coronavirus è importante. La Regione Puglia ha attivato un numero verde gratuito e un sito internet dedicato. Su regione.puglia.it/coronavirus ci sono notizie, aggiornamenti, numeri utili, comportamenti da seguire. Se sei transitato dalle zone focolaio, sul sito troverai il modulo di autosegnalazione da compilare e inviare agli indirizzi indicati. Chiamando l'800 713931 potrai chiedere quali sono i sintomi, come comportarsi, a chi rivolgersi. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Semplici operazioni, ma fondamentali per noi, le nostre famiglie, gli amici, i colleghi di lavoro. Informarsi e sapere cosa fare è un vantaggio per tutti. Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.